Suzuki Gal non ha problemi a scendere lungo i birilli con a largo Sogno del Nord, lungo i birilli e Scandalo Font, l'errore di Sabaudo. E così impiegata, Sogno rimane all'esterno di Suzuki Gal, parte con cautela Sailor AS. Si va al completamento del lancio, passato in 15, e di fronte conduce Suzuki Gal e viene via deciso il Daguerrapid di Vincenzo Luongo. Continua il targato S e si presenta sul leader. 400 in 31,2, classico freeway gradato da parte del Daguerrapid, e dopo 500 giù di lì il favorito al comando. E ora lunga fila indiana, 46,2, per lui qualche cosina in meno, e siamo al completamento quasi della piegata. Sullo slancio il leader ne prende 2 o 3 di margine, e siamo al completamento del mezzo miglio iniziale, passato in 1,2, e davanti alle tribune Sailor AS, Suzuki Gal, Scandalo Font, poi il 5 di Sogno del Nord. Si va alla chiusura del primo chilometro, passato nell'ordine del 16,5, e cavalli che affrontano la penultima curva. Intanto si è alzato un leggero vento, e sempre chiaro leader Sailor AS, questa frazione impiegata nell'ordine del 16, di tutto respiro e tranquillità. E la fila indiana prosegue anche di fronte. Accelera leggermente il Daguerrapid e la frazione nell'ordine del 14,9. Sailor AS è pedinato da Suzuki Gal. Cavalli che affrontano la curva finale. Si timbra il miglio in 2,2,5. E Sailor AS è pedinato da Suzuki Gal, poi Scandalo Font. Retta d'arrivo con Sailor AS sostenuto e comandato, viene via Suzuki Gal, si fa minaccioso l'allieve di Di Nardo, lotta tra i due, insiste Suzuki Gal, e nei pressi del palo Suzuki Gal appariglia e batte Sailor AS per il terzo Scandalo Font. 1,17, 2,34 Suzuki Gal, 7,51 euro in chiusura. Ordine d'arrivo ufficiale con arrivo a sorpresa, battuto il netto favorito Sailor AS da un Suzuki Gal veramente ispirato, questo Sauro da Ganimede, allenato da Vincenzo Tufano, per la guida di Antonio Di Nardo. 7,51 la quota, 1,41 per la piazza. Al secondo posto il favorito, che può solamente prendere la miglior piazza, e al terzo posto il numero 1 Scandalo Font.